Ciao ragazzi, ed eccoci con l'appuntamento del giovedì con il consigliato Agrifish Online. Cosa andremo a consigliarvi oggi? Allora, intanto si parla di imbobinamento dei vostri mulinelli, quindi filati. Filati e trecce. Poi vi spiegherò bene nel discorso dove voglio arrivare. Partiamo intanto dai monofili. Allora, Nash di recente ha introdotto i nuovi monofili per l'imbobinamento dei vostri mulinelli e ha fatto due linee. Alcuni mi hanno già chiesto che differenza c'è tra l'Armoline e la Skyline. Bene, al di là dei diametri che cambiano, ma la differenza sostanziale è che lo Skyline è un monofilo più indicato per i lanci lunghi, quindi chi ha bisogno di o l'agonista o chi comunque pesca a lancio con la canne a lunga distanza e ha bisogno di un monofilo dalle massime prestazioni per raggiungere distanze di lancio importanti, deve tenere in considerazione lo Skyline. Lo Skyline che lo fanno di tre diametri, io ho qua in negozio, lo 0,28, lo 0,30, lo 0,35. Quando invece si ha necessità di dover imbobinare dei monofili che abbiano una maggiore resistenza all'abrasione, quindi monofili che vengono utilizzati in ambienti più selvaggi, ricchi di ostacoli, come può essere i canali, i grandi fiumi, oppure dei laghi dove magari non è consentito utilizzare la treccia, e abbiamo bisogno di un monofilo che ci permetta una maggiore abrasione, ecco che abbiamo la risposta connessa. Per quanto riguarda il prodotto Armoline, infatti anche qua i diametri sono più grandi apposta per andare a soddisfare tutti coloro quelli che pescheranno in Po, in Canal Bianco o in tutti i canali simili al Canal Bianco dove c'è bisogno di aumentare i diametri e di avere un filo più resistente all'abrasione. Infatti l'Armoline parte da un diametro di 0,30 mm fino ad arrivare allo 0,45 con gli intermedi 0,35 e 0,40. Entrambi hanno un fattore comune. Allora, la colorazione è questo giallo. Vedete, adesso qua in mano ho l'Armoline. Questo è il suo colore giallo. Spero che si riesca a vedere. Stessa cosa è lo Skyline. Giallo fluo. Ma il simbolo V ve lo fa capire, se questi fili vengono illuminati con una lampada a raggi UV, diventano fluorescenti. Di notte, col buio, si illuminano, si vedono maggiormente. Infatti sono fili apposta che io consiglio soprattutto per chi vuole di notte sapere esattamente come si trovano i propri fili in acqua e avere una percezione anche in fase di combattimento di la carpa spostandosi se questo filo va a toccare gli altri fili che abbiamo in pesca. Quindi per riuscire a manovrarci e riuscire a inguadinare i nostri pesci in maniera diciamo più intuitiva e più semplice, andando a illuminare con una lampada a raggi UV abbiamo un filo che diventa fuori dall'acqua, lo dico perché qualcuno pensa che poi si veda anche sott'acqua, no, fuori dall'acqua abbiamo un filo altamente visibile. La stessa particolarità che hanno questi monofili, lì è anche la treccia. Eccola qua, infatti vedete che è la stessa colorazione gialla dei monofili, ma la baseline ha la particolarità, vedete il simbolo V è riportato anche sulle trecce, di avere la stessa caratteristica, ovvero illuminando con la lampada a raggi UV, questo diventa, si illumina, diventa altamente visibile. Questo perché? Perché ci sono molti che pescano in grandi laghi a lunghe distanze, infatti la treccia è consigliata, ve la consiglio proprio per questo tipo di pesca, quando si pesca veramente a long range, 250, 300, 400 metri e anche oltre, quindi si deve avere una treccia che non avendo allungamento si ha un contatto diretto con il pesce. E poter adesso avere la disponibilità di una treccia che si illumina con i raggi UV e quindi ci permetta nelle fasi notturne di individuare dove si trovano i nostri fili, avere una buona percezione del filo dove entra in acqua, la baseline ce lo consente. Io ho due diametri, la 0,28 che ho qua in mano,
e poi ho anche la 024, la fanno di due metraggi diversi, quindi 1200 metri oppure 600 metri, e questa è una cosa anche intelligente, perché se andiamo un mulinello tipo stile Shimano o Daiwa, comunque di 14.000, che contengono le bobine 600 metri, abbiamo la possibilità di acquistare la bobina da 1200 per imbobinarci due mulinelli, e poi non c'è necessità di dover prendere un'altra bobina da 1200 per poi andare ad avanzare 600 metri, perché basta prendere la bobina per il terzo mulinello da 600 metri. E così abbiamo 1800 metri per i nostri tre mulinelli perfetti da imbobinare. Mi dimenticavo di dirvi, già che ci sono, i metraggi delle bobine invece per quanto riguarda Skyline, che sono tutte bobine da 1000 metri, e l'Armoline, che anch'esse sono bobine da 1000 metri, quindi sufficienti per andare ad imbobinare tre mulinelli. Se per caso vogliamo stare sui diametri inferiori, tipo la 030, che su uno Shimano 14.000 ci stanno 600 metri, con 1000 metri possiamo fare 333 metri per ogni mulinello, visto che comunque si tratta di un filo da lancio, e il resto fare del fondo. Dove trovate questi prodotti? Allora, per quanto riguarda i monofili, sezione sul sito internet www.carfishonline.net, sezione monofili da bobina a marchio Nash, e per quanto riguarda invece le trecce, sezione monofili trecce da bobina, sotto menu trecce, per quanto riguarda la baseline, la treccia gialla che si illumina con i raggi UV di casa Nash. Penso di aver detto tutto, quindi se avete curiosità, avete altre domande da pormi per quanto riguarda questi prodotti, fatelo attraverso tutte le pagine che io vi metto a disposizione, quindi la pagina contatti su Facebook, la pagina Instagram, oppure per quanto riguarda l'interazione diretta si può utilizzare anche il canale WhatsApp, trovate sul sito internet alla sezione contatti il numero di cellulare, mandatemi anche un messaggio WhatsApp che io in breve tempo vi risponderò. E noi invece, per quanto riguarda il nuovo consigliato Carfish Online, ci vediamo giovedì prossimo in anteprima sul canale YouTube, sempre alle ore 16. Poi verrà condiviso anche comunque sulle pagine social Facebook e Instagram. Ragazzi, ci si vede, buona giornata a tutti.